Si è tenuto domenica 28 aprile in Piazza del Popolo a Fermo l'evento Un tuffo nel passato per riscoprire mestieri, giochi e tradizioni di un tempo, organizzato dal Comune di Fermo. Porto Sant'Elpidio anticipa i festeggiamenti per la festa del lavoro con il Festival 1º maggio, che già dallo scorso weekend ha richiamato un numeroso pubblico alla Pineta per assistere al concerto di Piotta. Domenica si è tenuta la data zero del nuovo tour dei Tiromancino al Teatro delle Api, che ha fatto registrare il sold out. Martedì sera si terrà lo spettacolo musicale con Ulla in piazza Fratelli Cervi. Mercoledì, per la festa del 1º maggio, sono previste 160 attrazioni tra concerti, artisti di strada ed eventi per i più piccoli. Attesa per il concerto degli Zero Assoluto in piazza Garibaldi dalle ore 21. Nei giorni scorsi la città di Fermo ha registrato un boom di presenze di turisti dall'Italia e dall'estero che, approfittando del biglietto unico integrato, hanno visitato i musei in concomitanza con Fermo Attivo, iniziativa culturale all'insegna dell'arte e della bellezza. Giunto all'11ª edizione, l'evento, organizzato da Bibi Jacopini, è un itinerario storico-artistico nel centro di Fermo che comprende l'esposizione di 70 artisti tra pittori e fotografi e la visita alle principali attrazioni architettoniche della città, come la Torre Matteucci, la sorgente dell'antico teatro romano, il quartiere ebraico, il giardino dei poeti, il palazzo arcivescovile e la Torre dell'Orologio. In occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono, Porto San Giorgio ha ospitato lo Street Food Festival dal 26 al 28 aprile, organizzato dall'associazione Gente di Strada. Tre serate con musica dal vivo, specialità culinarie e track. Si sono esibiti sul palco di Piazza Matteotti, Oriano De Voice, Alessandrino e DJ Gianluca nella serata Disco 90 di venerdì, DJ Molella il sabato e la band Folkappanka domenica. Thank you.
L'amministrazione comunale di Porto Sant'Elpidio ha consegnato una targa di riconoscimento all'appuntato scelto Franco Masci, che ha raggiunto 40 anni di servizio nell'arma dei carabinieri. Abruzzese di nascita, Masci è entrato nell'arma nel 1983 e ha prestato servizio a Porto Sant'Elpidio dal 1988 ad oggi. Presenti alla cerimonia il sindaco Ciarpella, il vice sindaco Balestrieri, l'assessore Farina e i comandanti dei carabinieri Badini e Boccolini. L'amministrazione comunale di Civitanova ha presentato in conferenza stampa la lotteria associata alla Corsa dei Quartieri, che si terrà dal 24 al 26 maggio. I 16.000 biglietti stampati sono in vendita a 2,50 euro l'uno e il ricavato sarà destinato a quattro associazioni: Avis, Croce Verde, Aido e Ant. I premi sono offerti dalle attività commerciali della città. I biglietti possono essere acquistati presso le sedi delle associazioni coinvolte e nei banchetti che verranno allestiti in città nei prossimi giorni. Grande festa in Casa Grano per i 100 anni della signora Assunta. Sabato scorso la signora è stata circondata dall'affetto di parenti e amici del figlio Antonio Suriano e delle amate nipoti Alice e Ambra per la festa per i suoi 100 anni. Calabrese d'origine, Assunta ha vissuto molti anni nella capitale prima di trasferirsi a Porto San Giorgio, dove risiede da 10 anni. Al pomeriggio conviviale hanno partecipato il presidente del consiglio comunale Bragagnolo e la consigliera Vagnozzi, che hanno donato alla festeggiata una targa ricordo. Gli uomini del soccorso alpino speleologico di Macerata e i vigili del fuoco hanno soccorso due escursionisti che si erano persi mentre percorrevano il sentiero del sole nel comune di Pioraco. I due giovani sono stati raggiunti dai soccorritori e riaccompagnati al parcheggio dove avevano lasciato le auto. Sono in aumento le richieste di aiuto al soccorso alpino, che raccomanda quindi massima prudenza e attrezzatura adeguata. Partenza col botto per il primo appuntamento di Primavera in Bici, il festival dedicato alla mobilità sostenibile organizzato dall'amministrazione comunale di Civitanova insieme alle associazioni il gruppo sportivo Fontespina 2000 e Civitanova Green Life. Questa mattina oltre 100 persone si sono ritrovate al varco sul mare e in sella alla bici hanno raggiunto Porto Sant'Elpidio. A guidare la carovana l'assessore Roberta Belletti insieme agli assessori di Porto Sant'Elpidio, Maria Laura Bracalente ed Elisa Torresi, e ai presidenti delle due associazioni Angelo Broccolo e Bruno Valeriani. L'evento si ripeterà il 12 e il 26 maggio. La Fermana saluta la Serie C dopo il match di domenica con il Pescara, perso per 3-1 in casa. Dopo 7 anni in Serie C, la squadra di mister Mosconi ora retrocede in Serie D. Il primo gol di Merola al 16° porta il Pescara in vantaggio e gela il Recchioni. A fine primo tempo, Franchini imbuca la palla del 2-0 per il Pescara. Nella ripresa è Milani a segnare la rete del 3-0. Serve a poco il gol di Giandonato sul finale. La partita si conclude 3-1 con la delusione dei molti tifosi accorsi a tifare la Fermana. Esito opposto per la Civitanovese, che vince il campionato di eccellenza e passa in Serie D dopo aver battuto per 1-0 la Jesina. La partita si sblocca al 13° con gol di Spagna su rigore, dopo che lo stesso Spagna era stato atterrato in area da Lucarini. Boato dei 4.000 tifosi presenti al polisportivo, che continuano a guardare la partita con il cronometro in mano. La partita prosegue senza sconvolgimenti e pochi tiri in porta. Grande festa per i tifosi rossoblù che hanno sfilato per le strade della città con bandiere e simboli della squadra.
Piazza del Popolo, luogo simbolo della città di San Severino, si è trasformata in palestra domenica mattina in occasione della prima edizione del Criterium Settempedano, raduno di società pugilistiche delle Marche promosso dalla Pugilistica Settempedana con il patrocinio del Comune. Tanti bambini e famiglie hanno trascorso alcune ore tra sport e divertimento. A seguire i diversi percorsi propedeutici allestiti in base alle fasce di età dai 5 ai 12 anni. L'istruttrice Michela Rocci insieme a Federico Mosciatti e Gerard Meca, istruttore agonistico. Il prossimo appuntamento è per il 25 maggio, sempre in Piazza del Popolo, dove i pugili agonisti della categoria Elite saranno impegnati nella seconda edizione della manifestazione sportiva Pugilato Settempedano. L'Italia conquista la medaglia di bronzo nella prova a squadre ai campionati europei di ginnastica artistica maschile a Rimini. Il titolo, vinto dagli azzurri nel 2023, è passato all'Ucraina e l'argento alla Gran Bretagna. Nella squadra azzurra spiccano i ginnasti fermani per due quinti, Mario Macchiati e Matteo Levantesi. Buona prova degli azzurri che si sono cimentati nelle prove di sbarra, parallele, cavallo, corpo libero e anelli. Grande soddisfazione per le società di provenienza Fermo 85 e Nardi Juventus di Porto San Giorgio e per i rispettivi allenatori Luigi Peroli e Fabio Fedozzi, che hanno cresciuto i due campioni. A livello juniores ha brillato il giovane ascolano Tommaso Brignami, oro al corpo libero e agli anelli, argento al volteggio e nell'all around.